Per dare un'idea dell'importanza di iniziative del genere, ieri pensavo a questa introduzione e mi è venuta in mente una frase che mi pronunciò tantissimo tempo fa il mio vecchio medico di base, ora in pensione, alla mia riottosità nel prenotare un'ecografia per un malessere che avevo. Lui mi voleva far fare l'ecografia. E io dissi: ma no, ma che vado a fare, i disagi che tutti voi conoscete, vai al CUP, prenota e poi vai là all'appuntamento, magari devi aspettare, insomma cose lunghe. E lui mi disse, dice: guarda, ricordati questo, la migliore cura per qualsiasi malattia è la prevenzione, cioè la diagnosi precoce. Ecco, mi è ritornata in mente questa cosa, perché penso veramente che benvengano dunque iniziative come questa, che spiegano a tutti noi profani in fondo quando e come farsi un controllo medico. Tutto quanto questo che ho appena detto vale ancor di più, senza ombra di dubbio, per la patologia che tratteremo stasera, cioè il tumore al colon. Tumore, poi lo spiegheranno sicuramente i due dottori che ho qui a fianco a me. Comunque diciamo che il tumore del colon retto deriva dalla trasformazione di alcune cellule epiteliali che rivestono le pareti dello stesso colon, deputate alla produzione di muco. È una malattia tipica dei paesi industrializzati, quindi del nostro, noi pure siamo un paese industrializzato. E in Italia, secondo il registro tumori, in media è risultato al quarto posto in termini di frequenza, cioè ne vengono diagnosticati ogni anno 89 ogni 100.000 uomini e 70 ogni 100.000 donne, quindi colpisce con maggiore frequenza gli uomini. Cattiva notizia è che l'incidenza sembra in aumento, ma la buona notizia è che la mortalità appare in diminuzione grazie a terapie sempre più efficaci, alla possibilità di diagnosi precoce, e quindi da qui l'importanza di incontri come questo, e all'introduzione di appositi screening. È il caso dunque di entrare un po' di più nel vivo del discorso. Le nostre guide che stasera ci aiuteranno a capirne di più sono il dottor Diodoro Guerrucci, chirurgo, responsabile dell'unità semplice a valenza dipartimentale di chirurgia dell'ospedale di Giulianova, e il dottor Claudio D'Archivio, specialista in radiodiagnostica e scienza delle immagini. Allora, dottor Guerrucci, dicevamo, numeri importanti per una malattia importante, che però si può curare e quindi possiamo guarire. Come? Allora, guarire innanzitutto significa prevenire la malattia. Come? Dalle statistiche è dimostrato che praticamente il 55, addirittura il 75% può guarire da un tumore del colon, perché in realtà è un tumore a lenta evoluzione e soprattutto ha delle situazioni di precancerosi che sono facilmente riscontrabili se uno esegue uno screening. Innanzitutto, qual è l'etiopatogenesi di questo tumore? Noi non la conosciamo in realtà. Ci sono però dei fattori che determinano o possono determinare l'aumento della malattia. E fra queste va ritenuta importante l'alimentazione, cioè è vero che ci sono dei fattori genetici che possono predisporre, ci sono delle familiarità, ci sono praticamente delle alterazioni cromosomiche che possono determinare, soprattutto nella polipsi familiare, determinare un tumore del colon. Ma in realtà l'alimentazione, il fumo, gli ormoni, eccetera, possono incidere molto. Una dieta a base di carne, soprattutto di proteine e di grassi, sembra essere praticamente alla base di una replicazione cellulare, soprattutto anche la stipsi, eccetera, possono essere una replicazione cellulare che possono portare a modificazione a livello dell'epitelio del colon. E come si manifesta questa modificazione? Si manifesta prevalentemente con i polipi. I polipi devono essere considerati praticamente la base di questo lento sviluppo di questa malattia.
cioè nel giro di 5 anni si può formare un polipo. Un polipo può degenerare circa in 2 anni. In 2 anni noi possiamo avere una trasformazione di un polipo in un carcinoma in situ. Ci vorranno altri 5 anni poi successivamente perché questo diventi un tumore invasivo, cioè diventi un tumore che è evidente, cioè un tumore significativo, un tumore che può dare metastasi, un tumore che possa dare ripetizioni a livello di altri organi, a livello dei linfonodi, a livello di altre strutture, sia vicine che a distanza, come il fegato, il polmone, le ossa, eccetera. Allora, qual è il criterio, cioè che cosa ha fatto aumentare, diciamo, la sopravvivenza? La diagnosi precoce. Quindi la diagnosi precoce va fatta. La Regione Abruzzo ne ha stanziato tanti soldi, indubbiamente non tutti poi sono stati sottoposti a screening, ma ha stanziato tanti soldi per la prevenzione. La prevenzione viene fatta soprattutto con il sangue occulto, cioè praticamente la ricerca del sangue occulto nelle feci. Prevenzione che va fatta, essendo un tumore soprattutto dell'età adulta, rarissimo è quello dei giovani, ma essendo un tumore dai 50 ai 69 anni, la fascia di screening era proprio legata a questo tipo di età. La ricerca del sangue occulto fatta ogni 2 anni poteva indirizzare le persone ad eseguire un semplice esame che può essere una colonoscopia oppure un altro tipo di esame diagnostico, quale attualmente potrebbe anche essere la colonoscopia virtuale, potrebbe ridurre di molto l'incidenza dei tumori del colon. Come fare ad accorgersi una persona che ha un tumore del colon? Perché non è difficile poi nella fase precoce avere una sintomatologia. La sintomatologia tardiva è piuttosto evidente, cioè quando uno ha un sanguinamento, ha dolori addominali, ha diarrea, ha un'anemizzazione, questi possono essere criteri per cui noi possiamo introdurre o fare eseguire delle indagini dei pazienti, cioè sono dei segnali evidenti. Una persona invece che ha solamente un polipo non ha nessun tipo di sintomatologia. Quindi indubbiamente questo comporta poi successivamente lo sviluppo di un potenziale neoplasia del colon. Torniamo all'esopatogene, ci sono delle malattie come la polipose familiare, come ad esempio anche la familiarità, che sono legate ad alterazioni genetiche. Il progetto Genoma che è stato fatto a Milano ha studiato molto le situazioni, tanto che attualmente si cerca, oltre che il sangue occulto, ricercare alcune proteine che vengono eliminate dalla neoplasia e farne una ricerca nelle feci, in modo da poter evidenziare questa eventuale malattia. Altre malattie di tipo infiammatorio, come la rettocolite ulcerosa, eccetera, possono indurre nel tempo una neoplasia e quindi in questi casi, oltre, deve essere naturalmente studiato e devono essere messi sotto controllo tutti i malati affetti da malattie di tipo infiammatorio. Ricordo bene una diapositiva che mostrarono in America in occasione di un congresso in cui un oncologo del Bethesda University diceva: come vi lavate i denti, così eventualmente dovete stare attenti un pochino al vostro intestino. Quindi il fattore alimentare che deve essere sicuramente deviato verso un'alimentazione ricca di fibre è ricca di vegetali, ricca di frutta, e a discapito di quella che possono essere un aumento della quantità di carne o quantità di grassi presente. La quantità di carne e di grassi induce praticamente un'eliminazione da parte della bile di sostanze che poi a livello intestinale possono aumentare una proliferazione. C'è da fare un discorso, quindi partendo da quella che è la polipi, può essere un polipo semplice, possono essere polipi multipli, questa diciamo è la base. Anche in questo dobbiamo fare una distinzione: ci sono dei polipi iperplastici, cioè la cellula normalmente noi come cambiamo la cute della pelle, cambiamo anche il rivestimento del nostro intestino, possono replicare cellule di aspetto normale.
Quando le repliche hanno di aspetto normale non c'è nessun problema, si potrà formare un polipo iperplastico. Questo polipo praticamente non degenererà mai, non darà nessun tipo di manifestazione. Quando invece dalla cellula la replicazione trova un'alterazione o di tipo genetico o di tipo di alterazione cromosomica in base alla diminuzione, adesso non mi sto molto a dilungare sugli aspetti genetici perché il discorso diventerebbe un pochino difficile. Ci sono dei geni che sono soppressori e dei geni invece che sono stimolatori. Quando hanno il sopravvento i geni stimolatori, naturalmente questi possono comportare una displasia della cellula, una displasia che poi nel tempo può degenerare, può andare incontro ad una neoplasia. Non penso che si senta, siamo relativamente poco. Sente poco? Allora, tornando un pochino alla prevenzione, che cosa noi dobbiamo fare? Indubbiamente lo screening è una cosa importante, ma non sottovalutare quelli che sono i sintomi iniziali. Cioè l'emissione di sangue oppure la presenza di sangue si può essere banalmente confuso con noduli emorroidali, ma ci sono altri tipi di patologie, quale potrebbe essere benissimo le malattie infiammatorie, le malattie di Crohn, la rettocolite ulcerosa. Però la localizzazione prevalente dei tumori del colon è nel retto e nel sigma. Cioè noi riscontriamo quasi il 60%, diciamo il 55-60% di questi tumori nella fase, soprattutto nella parte terminale dell'intestino. Quindi è una zona facilmente esplorabile e basterebbe molte volte semplicemente un'esplorazione rettale per eliminare tanti tipi di malattie che noi magari in ospedale vediamo in un tempo più avanzato, in realtà poi sono state scambiate per emorroidi o per banalissime proctite o banalissime coliti. Quindi rivendico per quanto riguarda quello che faccio soprattutto il ruolo della colonoscopia. Perché è importante il ruolo della colonoscopia? Perché è attualmente l'indagine che ci può dare effettivamente l'esatta cognizione dello stato di salute del nostro colon, sia nella prevenzione dei polipi, sia in una diagnosi precoce per quanto riguarda il tumore del colon retto. Colonoscopia, tutti quanti dicono, sono spaventati perché è un'indagine dolorosa, è un'indagine che se proponete a qualsiasi persona di fare una colonoscopia avete subito un certo che di resistenza. Attualmente l'indagine viene eseguita con degli apparecchi e degli strumenti che sono notevolmente migliorati nel tempo. È un tubo flessibile, praticamente del diametro di un centimetro e tre, un centimetro e tre, con una telecamera praticamente sulla punta a magnificazione d'immagine e quindi che può in determinate situazioni addirittura con determinati strumenti abbastanza adeguati farvi vedere anche, non dico la cellula, ma quasi. Quindi siamo in grado a questo punto di poter scoprire anche polipi che sono all'origine, che sono sul nascere. E naturalmente basta in questo stadio con una semplice asportazione, una semplice asportazione con una bellissima pinza per togliere l'eventuale malattia o l'eventuale progressione della malattia. Molte volte arrivano richieste praticamente di una rettoscopia oppure di una rettosigmoidoscopia. Non ha nessun senso, secondo me, la colonoscopia va fatta tutta, nel senso che tutto il colon deve essere indagato e deve essere indagato con colon perfettamente pulito. Sulla pulizia indubbiamente che richiede un certo sacrificio da parte del paziente, perché sia per la dieta da eseguire prima, sia per l'assunzione di determinati lassativi,
però indubbiamente l'indagine porta facilmente a un esame con minor, diciamo, minori rischi e soprattutto diciamo, la maggiore possibilità di non avere dei falsi negativi, cioè in realtà se troviamo un colon sporco abbiamo la possibilità magari di non riuscire a vedere alcune situazioni che sono presenti a livello del colon. Quindi abbiamo parlato un pochino dell'eziopatogenesi, vi ripeto, la sintomatologia della poliposi non è prevedibile, solamente dei polipi che possono sanguinare, mettere in allarme il paziente e quindi sottoporre successivamente il paziente all'esame endoscopico. Ci sono polipi e polipi, polipi peduncolati, polipi adenomatosi. I polipi peduncolati sono più facili da togliere, meno pericolosi, perché indubbiamente sono come un alberello, hanno un certo peduncolo e quindi la base è facilmente raggiungibile e facilmente esportabile. I polipi adenomatosi sono invece quelli a più larga base di impianto, polipi sessili, i quali polipi indubbiamente avendo una larga base di impianto difficilmente, cioè possono essere asportati completamente, però indubbiamente implicano un maggior rischio da parte del paziente e naturalmente dell'operatore. Che cosa è migliorato attualmente? Molto è migliorato qual è la terapia di queste malattie innanzitutto. Va bene, per quanto riguarda i polipi, allora facciamo un altro piccolo, siccome siamo a braccio quindi devo un po' classificare la situazione. I tumori del colon si localizzano prevalentemente, vi ho detto, a livello del retto, del sigma, ma anche nel resto del colon si possono presentare. Qual è la sintomatologia? Generalmente la sintomatologia di un cancro è evidente, soprattutto per quando il lato destro, possono essere rappresentati dalla diarrea, ma soprattutto dall'animizzazione, a volte anche da uno stato di spossatezza. Quindi non dare una sintomatologia di tipo doloroso a livello addominale, ma prevalentemente un malessere a livello generale che è caratterizzato dall'animizzazione e soprattutto da poche scariche diarroiche legate alla diminuzione dell'assorbimento da parte del colon stesso. Per quanto riguarda invece la parte sinistra del colon sinistro, la sintomatologia molte volte è più eclatante, perché naturalmente si può associare una stipsi, si possono associare dei dolori addominali, si può associare il sanguinamento, che può essere più evidente. Nel destro invece il sanguinamento è relativamente modesto, potrebbe essere uno stibicidio continuo e poi piano piano portare all'animizzazione. Quindi nel colon destro, nel trasverso, nell'angolo destro, molte volte troviamo grossi tumori prima che danno una evidenza clinica. Nel colon sinistro troviamo dei tumori molte volte più piccoli, magari a forma di scirro, cioè di restringimento del viscere, che possono dare una sintomatologia piuttosto precoce. Vi ripeto che anche in queste situazioni naturalmente la diagnosi può essere fatta con diverse metodiche, ma rimane sempre la metodica più importante è la colonoscopia, che ha la possibilità naturalmente di fare dei prelievi ottici. Questi prelievi ottici possono essere esaminati, possiamo fare una diagnosi differenziale da altri tipi di emorragia che possono essere altri emorroidi, a diagnosi differenziale della diverticolosi, altra malattia attualmente in incremento. Perché? Perché noi abbiamo cambiato la nostra dieta, cioè i tumori del colon e la diverticolosi vanno un pochino di pari passi. All'inizio della mia carriera venivano operati pochi tumori del colon, quelli pochi che operavamo erano già quasi in fase inoperabile, la diverticolosi era una malattia molto rara. Avendo cambiato la nostra dieta, essendo andati soprattutto verso una dieta più raffinata, attualmente la diverticolite o le complicanze della malattia diverticolare è diventata enorme. Sulle colonoscopie che facciamo, il 30-40% delle persone molte volte presentano dei diverticoli e il tumore del colon è anch'esso in incremento.
tumore che praticamente nei paesi industrializzati, giapponesi che hanno un'alta percentuale di tumori dello stomaco, i giapponesi trasferiti in America praticamente ammalano più di tumori del colon che di tumori dello stomaco, ed è prettamente legata sia a un fattore genetico ma soprattutto ad un fattore alimentare. Il fumo incide anche su questo tipo di malattia. In che cosa è migliorata quindi, diciamo, la nostra attività nel tempo? È migliorata indubbiamente perché mentre prima facevamo 4 gastroscopie e una colonoscopia, questa era la percentuale, attualmente abbiamo pareggiato la situazione, cioè facciamo 3 colonoscopie e 3 gastroscopie. Quindi vuol dire che la richiesta, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione, è notevolmente migliorata. Ed è migliorata quindi la diagnosi precoce. Oltre, naturalmente, questo bisogna aggiungere lo screening. Lo screening che è un dovere da parte di tutti gli operatori, perché riduce, oltre che ridurre le malattie e quindi ridurre la mortalità e quindi migliorare la qualità della vita, soprattutto dei pazienti, ma ridurre la mortalità, porta anche a una riduzione dei costi, perché indubbiamente una persona malata che deve fare chemioterapia eccetera ha un costo piuttosto elevato. In che cosa stiamo? Quindi screening innanzitutto, valorizzazione di quella che è la sintomatologia. Molte volte andare dal medico curante a riferire dei sintomi e non dare importanza a determinati sintomi, anche piuttosto banali, non è un atteggiamento corretto. Oltre questo, cosa c'è da dire? Attualmente, oltre questo, abbiamo migliorato anche le tecniche chirurgiche. Con uno studio migliore e soprattutto una magnificazione di immagine che possiamo avere attraverso la laparoscopia, riusciamo attualmente a fare degli interventi di emicolectomia, cioè l'esportazione di mezzo colon, sia destro che sinistro, con praticamente l'introduzione di una telecamera e due accessi o 3 accessi per la strumentazione chirurgica, senza naturalmente ricorrere a un taglio, che prima erano dei tagli abbastanza importanti, cioè erano tagli psicopubici, dovevano aprire tutta la pancia, e portarli praticamente ad avere una semplice mini laparotomia o attorno all'ombelico oppure in sede sovrapubica, dove naturalmente estraiamo il corpo. Ma questo non può essere una tecnica, diciamo, che non ha nessun valore da un punto di vista medico. Questo tipo di miglioramento è un miglioramento anche tecnologico, in quanto la manipolazione che si faceva prima chirurgicamente delle neoplasie portava naturalmente alla disseminazione cellulare. Attualmente il fatto di non toccare la neoplasia direttamente con le mani e di poterla poi estrarre attraverso un semplice foro eccetera porta a una minore disseminazione quindi a una minore disseminazione di quella che è la cosa più pericolosa, che sono rappresentate dalla riproduzione a distanza del tumore. Dove si verifica questa riproduzione a distanza del tumore? Si può verificare sia nei linfonodi, e quindi quello che è migliorato sono soprattutto le tecniche chirurgiche, in quanto prima si tendeva a ridurre l'intervento chirurgico, quindi l'asportazione solo del tumore. Attualmente gli interventi sono più ampi, cioè si fa sia l'asportazione del tumore, l'asportazione dei linfonodi e soprattutto tutte le arterie che portano a quella neoplasia, e soprattutto nel trattamento di quello che sono poi le ripetizioni a distanza della malattia. Ripetizioni a distanza che possono essere vicine alla malattia e quindi a livello degli organi circostanti, ma soprattutto le lesioni che possono essere localizzate a livello del fegato, a livello dei polmoni, a livello di altri organi. In questo naturalmente
in queste situazioni si cerca soprattutto di attuare una terapia che sia pluridisciplinare, nel senso che questo tipo di trattamento non è fatto assolutamente dal chirurgo, ma è fatto anche dall'oncologo e naturalmente da chi è dall'endoscopista. Perché va fatto? Ad esempio nelle malattie del retto, che sono diciamo quelle più pericolose, quelle che poi possono dare più recidiva locale, attualmente abbiamo un trattamento terapeutico oncologico prima, facendo della chemioterapia, e radioterapico, cioè facendo della radioterapia, in modo da ridurre e bloccare la malattia e successivamente portare il paziente all'attività, al letto operatorio. Ultima cosa, penso di aver quasi concluso almeno, come non so se sono stato chiaro nell'esposizione o meno, comunque penso di aver... Ma poi facciamo le domande. Vabbè, quindi... Allora, il dottor... Oh. Ha fatto più volte riferimento a una serie di esami diagnostici per accertare la presenza o meno di un tumore al colon e ha parlato della colonscopia tradizionale. Ultimamente c'è anche un altro tipo di colonscopia, che è la colonscopia virtuale. Che una delle principali armi, diciamo, nella battaglia al tumore del colon è appunto questo tipo di esame che nel centro medico d'archivio si pratica dal 2010 con un'ampissima casistica. Indubbiamente è un esame che comporta dei vantaggi pratici per il paziente, perché non è invasiva nel senso che non è certamente dolorosa in quanto non prevede l'introduzione di sonde e comunque non richiede mezzi di contrasto per via endovenosa del vecchio clisma opaco, se qualcuno si ricorda, adesso non si usa più. Mi sembra di capire, mi sono documentata, ho letto qualcosa che poi ce lo spiegherà meglio il dottor Claudio D'Archivio, che sia una specie paragonabile a una sorta di animazione grafica, di una specie di quei film realizzati al computer che danno poi al computer l'immagine dell'interno del colon. Sono molte le curiosità al riguardo, dottor D'Archivio, da come si svolge alle potenzialità, diciamo così, diagnostiche, ma anche forse a qualche limite. Dottor D'Archivio. Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio innanzitutto il dottor Guerrucci per la sua presenza e l'esaudiente esposizione di quelle che è oggi la problematica del tumore del colon. Prima di panare un pochettino la matassa sulle problematiche della colonscopia virtuale, io direi di sgombrare il campo da qualsiasi tipo di dubbio. La colonscopia ottica oggi, cioè quella fatta dal dottor Guerrucci, quindi quella classica, quella tradizionale, è il gold standard, cioè l'esame migliore in assoluto per la valutazione dell'intestino. Questo è bene chiarirlo a chiare lettere per non creare e generare confusione. Quando allora si inserisce, dove si può inserire la colonscopia virtuale, come si fa e quindi con tutti i limiti, i pregi e i difetti. Noi radiologi, parto un pochettino da lontano, io quando ho iniziato a fare il radiologo, ormai a fine degli anni Ottanta, facevamo in sala diagnostica tantissimi esami del tubo digerente, che erano sia i vecchi stomaci che i clismi opache che lei prima ha ricordato.
prima il crismopago semplice, poi il doppio contrasto, e ottenevamo dei buoni risultati, no? Perché a quei tempi l'endoscopia era ancora giovane, quindi stava venendo un pochettino fuori in quel periodo. Dopodiché chiaramente l'endoscopista ha preso il sopravvento, tant'è che oggi il tubo digerente inteso come stomaco, esofago, stomaco e duodeno viene fatto veramente molto molto raramente, in rarissimi casi, se non per patologie o aspetti funzionali. E il clismopaco anch'esso viene praticato molto molto raramente, solo quando l'endoscopista non riesce, per ovvie ragioni, limiti, stenosi, diverticoliti importanti, sospetto di perforazione e quant'altro, allora si ricorre a questa metodica per scoprire e valutare un pochettino l'intestino. Però effettivamente è una metodica che lasciava molti dubbi, molti limiti, per cui si è cercato di trovare l'alternativa al clismopago per l'individuazione, lo studio del colon, laddove appunto l'endoscopista non riusciva. E quindi si è pensato, con le metodiche recenti, software e quant'altro, che la navigazione virtuale all'interno dell'intestino, fatta appunto con le acquisizioni delle immagini TAC, potesse assolvere a questo compito. C'è da dire che ormai in America la Società Americana di Gastroenterologia ha annoverato la coloscopia virtuale ormai da 15-20 anni come screening del tumore del colon retto. Quindi in America si può fare un'endoscopia tradizionale o un'endoscopia virtuale identica per scoprire il tumore del colon retto. In Italia, come sempre, arriviamo sempre molto tardi, quindi ci stiamo avvicinando piano piano a fare questa metodica. Tant'è che se voi oggi volete fare una coloscopia ottica, ci sono tutti gli ospedali, sono a disposizione per poter fare una coloscopia ottica, tutte le cliniche private che conosciamo sono attrezzate a fare questo. Se si vuol fare una coloscopia virtuale, per fortuna siamo ancora in pochi a poterla fare. La nostra esperienza, come diceva lei, parte ormai da 4 anni, quindi nel maggio 2010 abbiamo iniziato a fare questo esame, e ad oggi siamo una ottima casistica. Abbiamo superato le 300 esami, credo che siamo intorno ai 350 esami, che cominciano a essere un bel bagaglio di esperienza. La coloscopia virtuale nello screening del tumore del colon retto. Spieghiamo bene questa condizione. Allora, noi riusciamo sempre a fare l'esame, cioè non c'è nessun ostacolo che ci impedisce di valutare l'intestino. Perché? Perché non c'è nessuno strumento che deve salire lungo l'intestino. Mentre il dottor Guerrucci, facendo l'endoscopia, si incontra una stenosi che può essere neoplastica, che può essere diverticolare, flogistica, da compressione estrinseca, oppure in un colon molto tortuoso, magari fa un po' di difficoltà. Noi no, perché non c'è, ripeto, nessuno strumento che deve salire, ma è soltanto il computer che fa la navigazione virtuale. Dicevo, riusciamo sempre a fare l'esame, però bisogna indirizzare bene l'effettuazione dell'esame, cioè trovare i pazienti giusti per poter fare questo esame. E mi spiego meglio. Molte patologie, come ricordava il dottor Guerrucci, il morbo di Crohn, la rettocolite ulcerosa, altre coliti, quindi infiammazioni dell'intestino e quindi infiammazioni soprattutto della parete della mucosa, non possono essere studiate dalla coloscopia virtuale. O meglio, può dare delle indicazioni di massima, però noi abbiamo un grande svantaggio, che è quello della biopsia. Non possiamo andare a vedere che cosa, com'è quella struttura. Ciò che invece possono fare tranquillamente loro come endoscopia. Allora, si può dire, vabbè, d'accordo, ma quindi allora che cosa serve questa coloscopia virtuale? Serve, e lo ribadiamo di nuovo, nello screening, quindi nella determinazione, nella scoperta
del tumore dell'intestino o dei suoi precursori, i polipi, come ho detto prima. C'è una fascia di età. I nostri pazienti, cioè i pazienti che diciamo devono essere sottoposti o possono sottoporsi all'indagine di coloscopia virtuale, sono pazienti che vanno dai 40 45 anni ai 70 75 80 anni, asintomatici. Asintomatici che significa? Significa che non hanno una sintomatologia vera e propria, perché se c'è un sanguinamento profuso o un sangue occulto positivo, beh, fare una coloscopia virtuale è una forzatura, perché, ripeto, ci manca la biopsia. Ma in tutti gli altri casi in cui uno la mattina si sveglia, oppure, come si fa in America, si stabilisce un percorso di screening, quindi un esame ripetuto nel tempo che possa andare a individuare eventuali piccole formazioni polipoide, per cui togliere negli anni un tumore all'intestino, la coloscopia ottica, la coloscopia virtuale è validissima. Validissima perché? Perché nella sua esecuzione, nella sua effettuazione, ha alcuni vantaggi indubbi rispetto alla coloscopia ottica. Questa similitudine non serve per denigrare la coloscopia ottica, che abbiamo detto all'inizio essere l'esame migliore, ma serve appunto per fare un confronto, per essere più, diciamo, esplicito. La preparazione. La preparazione è molto blanda, cioè a noi non serve un colon pulito, come invece serve a loro, perché se tante volte nelle risposte dell'endoscopista c'è esame non diagnostico per scarsa toilette intestinale, quindi il paziente purtroppo non è riuscito a pulire bene l'intestino e quindi loro fanno difficoltà a fare l'esame. Per noi questa difficoltà è relativa perché utilizziamo un metodo che è la marcatura fecale. Cioè, che cosa succede? Che la mattina dell'esame facciamo assumere al paziente un mezzo di contrasto iodato per OS, quindi per bocca viene bevuto, il quale serve poi a verniciare le feci. Quindi quando poi la macchina, la TAC, farà l'esame, noi riusciamo a scoprire benissimo, o meglio a distinguere benissimo, ciò che è residuo fecale, quindi liquidi, feci e quant'altro, da quelli invece che sono le alterazioni della parete, quindi le piccole formazioni attaccate, adese alla parete. Quindi dicevamo la toilette, la preparazione è molto, molto blanda. Diamo delle bustine di Movicol per, diciamo, nei due giorni precedenti, una sola bustina a colazione, pranzo e cena, quindi nei due giorni precedenti l'esame. E spesso e volentieri abbiamo telefonate di pazienti che ci dicono: dice, dottore, ma io non sono andato al bagno, non ho fatto la pulizia, ma posso fare lo stesso l'esame? E diciamo di sì, appunto, per quello che abbiamo detto prima. La tecnica di esecuzione dell'esame è un altro punto di vantaggio, perché, come ho detto prima, non c'è nessuno strumento che sale lungo l'intestino, quindi non c'è bisogno che si addormenti il paziente o che si dia il valium o che si prepari in un certo modo, perché basta una sondina rettale, una supposta, dico sempre io, attraverso la quale si insuffla, quindi si distende l'intestino, quindi si mette aria all'interno dell'intestino per gonfiarlo, dilatarlo, e quindi la macchina, la TAC, esegue due acquisizioni, due volumi, si chiamano in gergo, quindi acquisisce una porzione che è tutto l'addome nella posizione prona e nella posizione supina, in modo tale che appunto questo serve affinché i liquidi che stanno all'interno, le feci che stanno all'interno dell'intestino, possano variare il decubito e quindi noi riuscire a capire se quelle immagini che magari si vedeva in un'immagine col paziente prono, poi nella successiva supina non c'era, perché appunto si è girato, quindi abbiamo un altro elemento per distinguere una patologia della parete, quindi un polipo. Quindi abbiamo detto: queste due acquisizioni, si toglie la sondina, il paziente si riveste, se ne va tranquillamente e quindi poi inizia il nostro lavoro. Quindi è un esame che dura dai 5 ai 10 minuti, quindi il tempo che il paziente si spoglia, si allunga sul lettino, si introduce la sondina,
si fanno le due acquisizioni volumetriche, il tempo di acquisizione è intorno ai 5-10 secondi, non di più, e poi inizia il nostro lavoro. Il nostro lavoro che è quello di seguire il computer, quindi si danno le indicazioni al computer, si prendono i due volumi prima acquisiti e il computer comincia a elaborare le immagini endoscopiche, che poi sono quelle che vedete alle mie spalle, che riproducono, sono similari alle immagini endoscopiche della endoscopia tradizionale. Tra l'altro, vedete, quella formazione colorata era un bel polipo, no? Quindi la nostra coloscopia riesce bene a valutare queste formazioni. Dicevamo prima, l'elaborazione al computer, quindi alla console, che richiede tempo e dedizione, perché è un esame che ci porta via abbastanza tempo, perché se è facile a eseguirlo nel paziente, poi la difficoltà è stare appunto attenti a trovare queste piccole formazioni. Quindi con il computer si sale lungo l'intestino e non abbiamo i problemi di nessun tipo. Infatti in tutti gli esami che abbiamo detto prima, eseguiti presso lo studio, non c'è stato mai l'impossibilità di vedere il colon, perché non c'è nessun ostacolo che ci impedisce di salire, perché lo strumento non deve salire. Un vantaggio della coloscopia virtuale, ma non tanto della coloscopia, ma appunto dell'acquisizione delle immagini mediante l'esame TAC, e che ci permettono di vedere anche quello che sta al di fuori della parete. Per esempio, abbiamo detto prima che se io ho un'infiammazione è giusto che faccia la coloscopia ottica tradizionale, però è pur vero che se c'è un'alterazione che sta al di fuori della parete, un ascesso, una perforazione, un qualcosa, io con l'attacco lo vedo benissimo, perché non vedo con la ricostruzione soltanto l'interno, come nella figura alle mie spalle, ma vedo tutto ciò che sta al di fuori. E quindi, ripeto, ascessi, perforazione, complicanze di patologia dell'intestino, le vediamo benissimo. In più vediamo anche tutti gli altri organi, quindi cisti renali o problematiche, calcolosi, dilatazione dell'aorta, neurismi, insomma, tutta una serie di patologie che possono essere scoperte con questo tipo di esame. Certo, mi si può dire, ma è un TAC. La TAC c'è la radiazione, quindi fa male. È vero, la TAC c'è la radiazione. Però il protocollo di studio per gli screening del tumore del colon, quindi nella coloscopia virtuale, così come i protocolli di studio del tumore del torace, che sarà argomento tra due settimane, quindi venerdì 26 settembre, tratteremo lo screening dei tumori del polmone, prevedono un protocollo di acquisizione delle immagini low dose, cioè a basso dosaggio. Quindi le radiazioni che vengono date in questi esami sono veramente molto 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 basse. Non dico che non ci sono, ma sono veramente veramente molto basse. Per cui dal nostro punto di vista la coloscopia virtuale è un ottimo esame in alternativa alla coloscopia ottica nello studio e nello screening del tumore del colon retto. Alcuni esami noi li eseguiamo in pazienti che hanno provato a fare la coloscopia ottica e per le motivazioni che abbiamo detto prima non ci sono riusciti, e quindi andiamo a completare lo studio dell'intestino. Quindi non solo nello screening, ma anche quando c'è la difficoltà della coloscopia ottica a eseguire un esame diagnostico dell'intestino. Ci siamo tolti le nostre soddisfazioni nel fare questo esame, perché siamo riusciti a volte a individuare polipi non altrimenti valutabili, e c'è una diatriba.
C'è un'accusa che non il dottor Guerrucci, ma la classe degli endoscopisti ci fa sulla coloscopia virtuale, dicendo che noi nella metodica non riusciamo a vedere i micropolipi, ok? Micropolipi, polipi che hanno un diametro inferiore ai 5 mm. Però da statistiche, e il dottor Guerrucci dal suo movimento mi dà il suo assenso, la patologia tumorale nei polipi al di sotto di 5 mm è pressoché assente. Quindi noi abbiamo un'ottima valutazione di quelle che sono le formazioni da 5 a 10 mm, dove ci può cominciare ad essere l'insorgenza di una piccola neoplasia. Li vediamo tutti invece quelli che hanno un diametro maggiore di un centimetro, dove quasi sicuramente c'è già una degenerazione carcinomatosa. Quindi diciamo i risultati della coloscopia virtuale sono eccezionali, quindi è un esame ottimo in alternativa alla coloscopia ottica nello screening del tumore del colon retto. Bene, adesso c'è lo spazio per le domande. Avete qualche curiosità, qualche domanda da rivolgere ai nostri due dottori? In attesa, io vorrei fare una domanda, la voglio fare io perché... Allora, una domanda, anzi due per il dottor Guerrucci. Lei prima fra i fattori di rischio indicava una cosa che per me che sono ignorante in materia, no? Il fumo. Allora, quale può essere il nesso fra il fumo e una neoplasia all'intestino? Questa è una cosa. Poi un'altra cosa, quali sono gli effetti collaterali di un intervento chirurgico per una asportazione di un cancro al colon, non so, per esempio l'astomia, i sacchettini, le cose si parla sempre. Allora, per quanto statisticamente statisticamente è dimostrato che praticamente in pazienti che fumatori hanno un 40% in più di incidenza dei tumori del colon. Per quanto riguarda la... Allora, è stato dimostrato che praticamente i pazienti fumatori, cioè persone fumatori, hanno praticamente nel 40% un'incidenza maggiore dei tumori del colon, quindi non è che sono relativamente pochi. Sì. Probabilmente è legato sempre alle sostanze tossiche ingerite o inalate, ma naturalmente noi non è che solamente aspiriamo il catrame, ce lo portiamo anche dentro, quindi non è che non ce lo portiamo anche dentro con la saliva, quindi e potrebbe essere legato a questo fattore. Per quanto riguarda la seconda domanda, cerchiamo in tutti i modi di evitare le stomie, cioè praticamente i cosiddetti sacchetti. Questo perché cerchiamo, soprattutto perché psicologicamente per il paziente è una cosa veramente non sopportabile, ma soprattutto è un disagio fisico per quanto riguarda le relazioni con... normalmente le stomie le abbiamo notevolmente ridotte, perché è stato dimostrato che quando è che si crea una stomia? Quando c'è una insicurezza per quanto riguarda le anastomosi, cioè i ricongiungimenti. Soprattutto la stomia è necessaria a livello dei tumori del retto. Ultimamente abbiamo usato dei presidi, che sono presidi plastici, soprattutto nei tumori del retto basso, che possono essere messi transanali in modo da ridurre praticamente la pressione endoluminale ed evitare la cosiddetta ileostomia o colostomia di protezione. Per quanto riguarda invece i tumori molto bassi, cioè quelli a 1-2 cm dalla linea pettinato che interessano lo sfintere, indubbiamente dobbiamo ricorrere in questo caso a un intervento molto demolitivo, che è l'intervento di Miles, cioè con l'asportazione praticamente dell'ano
di tutti i muscoli sfinteriali e quindi in quel caso purtroppo l'astomia è di necessità. Comunque diciamo che le stomie attualmente sono notevolmente ridotte, le usiamo frequentemente nei tumori del retto basso, soprattutto perché questi pazienti trattati con chemioterapia e soprattutto con radioterapia presentano una riduzione della tenuta a livello di anastomosi. Sono migliorate anche i presidi, cioè sono migliorate le suturatrici. Abbiamo avuto tanti miglioramenti che hanno ridotto la protezione che normalmente prima si faceva a quasi tutte le persone. La fascia di età, vi ho detto 40, 45, 75, 80 anni perché è la fascia di età in cui c'è l'insorgenza maggiore, cioè l'incidenza maggiore del tumore dell'intestino. Prima dei 40 anni sinceramente è difficile che ci si sottoponga ad uno screening del tumore del colon retto. Se si fa una colonoscopia, un esame endoscopico dell'intestino prima dei 40 anni, è difficile che lo si faccia per vedere se c'è un tumore dell'intestino. Probabilmente lo si fa perché si hanno altre patologie, rettocolite ulcerosa, morbo di Crohn, oppure c'è una familiarità spiccata, oppure c'è un'incidenza genetica importante. In quel caso, sinceramente, con tutta franchezza e onestà, penso che sia l'endoscopia ottica l'esame migliore in queste fasce, perché se io sono sicuro o quasi sicuro di trovare una formazione polipoide nel mio intestino, è da sciocchi fare prima la colonoscopia virtuale e poi fare l'altra, perché io comunque non ho la possibilità di fare il prelievo biottico. E in certo senso mi aggancio alla seconda domanda, cioè io non ho la possibilità di fare una diagnosi istologica con la TAC. Dicevo prima delle dimensioni del polipo, per cui l'unica arma che ho alla colonoscopia virtuale è quella delle dimensioni, è quella della forma, è quella della,
diceva prima il dottor Guerrucci, se è un polipo è sessile o è peduncolato. Quindi ci sono alcune condizioni che mi aiutano a dire questo è un polipo pericoloso oppure questo è un polipo, lasciamolo là e lo rivediamo più là nel tempo. Appunto sono le dimensioni e la morfologia, la tipologia del polipo. Poi c'era la questione. No, perché noi abbiamo bisogno della distensione, ok? Se un viscere non è disteso, non riusciamo a vederlo, perché se le pareti sono collabite, non ho la possibilità di insufflazione diretta, come possono fare loro, quindi per distenderlo, e lo stomaco lo si può distendere con acqua, ma fino a un certo punto, cioè, non posso riempire come un barile per creare questa distensione. Per cui sullo stomaco, come dicevo prima, ormai il 99%, ma forse il 100% della diagnosi è endoscopica, non è rapportabile con la TAC. Si possono vedere altre patologie, però sono incidentalomi, cioè sono reperti che noi troviamo per caso, non facciamo l'esame per quel motivo, a meno che non ci sia un sospetto, no? Cioè la TAC comunque ha, abbiamo detto prima, delle radiazioni, utilizza radiazioni ionizzanti, per cui viene ad essere eseguita dove ce n'è necessità. Nel caso dello screening del tumore del polmone e nel caso dello screening del tumore del colon retto, siccome si utilizzano protocolli a bassa dose, ci è consentito l'utilizzo rutinario di queste metodiche. In altri distretti non può essere fatto a bassa dose, è vero che le apparecchiature di ultima generazione sono molto più innocue, quindi una dose di radiazione nettamente inferiore perché hanno potere di acquisizione maggiore, di sviluppo, software e quant'altro, però ci deve essere sempre un'indicazione ben specifica a poter fare l'esame. Credo di aver mancato una risposta a una domanda? Ok. Le nostre diete sono soprattutto a base di cibi raffinati, quindi soprattutto di carne e grassi, quindi proteine e grassi. Quindi la dieta corretta sarebbe quella di aumentare soprattutto la quota delle verdure, aumentare praticamente la frutta, la vitamina C. La vitamina C pare che abbia un effetto protettivo a livello della mucosa del colon. E poi naturalmente eliminare la stipsi. La stipsi determina un grosso riassorbimento di sostanze tossiche a livello intestinale. Claudio, vorrei chiedere se la sensibilità delle enterotac è uguale o differente sia nelle lesioni di plus che di minus, quindi nelle ulcere patologiche o meno del colon. Secondariamente volevo sapere l'incidenza di incidentalomi all'interno di questo esame, cioè quante patologie extra colon hai trovato nelle 300 casistiche che tu hai poco fa detto. Forse il signore prima è andato via, l'unica indicazione che parebbe avere l'enterotac in età infantile è quella del morbo di Hirschsprung, megacolon tossico, il problema sta nella dose e nel tenerli fermi questi bambini. Basta. Sulla prima domanda, noi non possiamo non possiamo dare informazioni sull'immagine di plus, cioè di minus, scusami, ovvero sia nelle ulcere, perché nell'ulcera va fatta la biopsia, ok?
e nel sospetto di patologia ulcerativa, come abbiamo detto prima, e quindi abbiamo il sospetto di Crohn o di retticolite ulcerosa, non facciamo l'esame di coloscopia virtuale. I tumori, che io sappia, difficilmente si presentano come immagine di minus. C'è il problema sul quale si disquisisce se la lesione piatta, il tumore piatto, possa essere visto. Ma lì credo che noi sicuramente andiamo a perdere informazioni e penso che anche il dottor Guerrucci con la sua coloscopia ottica, se non ci va cauto e tranquillo, penso che una lesione piatta gli possa sfuggire di mano. Mi dicevi poi? Il riscontro di incidentalomi. Ah, incidentalomi. Ti devo dire che io ho trovato dei tumori degli altri organi in questi 300 e passa casi. No, non ho trovato tumori renali, che però delle cisti complicate, calcolosi renali, calcolosi di altro genere, dilatazioni dell'aorta, questo sì è abbastanza frequente. È chiaro che non si fa una coloscopia virtuale per andare a vedere gli incidentalomi, no? C'è la possibilità, facendo un esame TAC, oltre a vedere il polipo, di dire che cosa ci sta. La cosa invece molto importante è quella della complicanza, no? Di una patologia infiammatoria. In una stenosi diverticolare, dove loro hanno difficoltà e impossibilità a superare la stenosi, io la supero, quindi vedo che c'è al di là, ma non solo. Dico pure che cosa c'è oltre la mucosa, quindi dietro la mucosa, quindi la parete, se c'è un ascesso, non c'è, se c'è un fenomeno reattivo, se c'è una microperforazione, questo l'attacco lo si può dire. Comunque quello che ancora vi manca, cioè l'esame istologico, tra un po' arriverà, perché c'è anche la PET funzionale metabolica, PET TAC entero, e quindi tra un po' riuscirete a fare anche un indice metabolico di quelle lesioni. Non so se il tuo istituto, il tuo ambulatorio, può usare farmaci radiometabolici o quantomeno indicatori metabolici, però tra un po' arriverete anche a fare una valutazione funzionale di una lesione. Beh sì, l'esame TAC è proprio questo, è la valutazione funzionale e metabolica dell'alterazione. Purtroppo è ancora troppo oneroso la formazione del radionuclide, che poi deve essere iniettato per via endovenosa e quindi per poter far sì che questa metodica sia una metodica a largo spettro sul territorio, perché cioè il centro deve essere vicino alla fonte di preparazione, e la preparazione del farmaco stesso è impegnativissima, per cui non si possono fare, insomma, uno dei limiti per cui è così poco diffusa la PET è anche questo, insomma, oltre al costo dell'apparecchiatura. Intanto se volete pensarci, io intanto vi anticipo i prossimi appuntamenti di questo ciclo di incontri basati sulla prevenzione. Venerdì 26, come diceva già il dottor D'Archivio, c'è il convegno sulla prevenzione del tumore al torace e ci sarà il dottor Achille Lococo, che è primario del reparto di chirurgia toracica di Pescara. Poi venerdì 10 ottobre il convegno La salute vien mangiando, con il nutrizionista Corrado Di Donato. Venerdì 14 novembre un convegno sulla prevenzione dermatologica con il dottor Andrea Guglia. In particolare l'importanza dell'epiluminescenza nella prevenzione del melanoma e degli altri tumori cutanei. E per finire, venerdì 28 novembre un convegno sulle malattie della tiroide con la dottoressa Chiara Banti.
Se non avete altre curiosità, altre domande da rivolgere ai nostri due dottori, io no, concluderei i lavori dandovi l'appuntamento a venerdì 26. Adesso chi gradisce...